L'ospite di oggi è Gino Cecchettini, che grazie per aver accolto con un applauso di solidarietà. È abituato ad incontrare veramente tanti ragazzi, tante persone, con questa sua missione che ha intrapreso da quando l'anno scorso è iniziata questa tragica storia. Pensate, ieri ad Agrigento, al Pala Congressi, c'erano 1200 persone ad ascoltare la storia di Giulia. Noi ci accontentiamo di questa sala. Speriamo che nel prosieguo possiamo essere in condizione di ospitare più persone. Oggi inizia una nostra rassegna invernale. Come voi sapete, noi ormai da 3 anni a questa parte organizziamo una rassegna estiva alla Lega Navale, lì gli spazi sono evidentemente all'aperto, sono più ampi. D'inverno non avevamo mai voluto iniziare una rassegna proprio per questa ragione dei luoghi dove raccogliere i nostri ospiti. Lo abbiamo fatto in collaborazione con il Circolo di Cultura, che ci ha stimolato ad organizzare la rassegna invernale. Abbiamo Giovanni Di Vita, il dottore Di Vita, presidente del Circolo di Cultura, che ci ha incoraggiato, e con questa collaborazione, infatti i prossimi eventi, quelli che seguiranno questo di oggi, li faremo tutti nel salone, nel grande salone del Circolo di Cultura. Quindi grazie a Giovanni e al Circolo di Cultura per averci dato lo spunto ad iniziare questa iniziativa. E tra poco sarà qui il sindaco Fabio Termine, sta per arrivare, ma io ringrazio da subito gli assessori alla solidarietà sociale, Agnese Sinagra, e alla cultura Salvatore Mannino, che si sono prodigati proprio per concederci questa sala, e la dirigente scolastica Mariangela Croce, che è responsabile dell'istituto adiacente, ci ha pure dato il suo consenso e ha collaborato perché in un giorno non scolastico, diciamo, potessimo usufruire di questa sala. Sono qui presenti oggi in rappresentanza di diversi istituti, perché ripeto, non essendo un giorno scolastico, anche questo non è stato facile poterlo organizzare, rappresentanti del liceo classico Tommaso Fazzello, del liceo scientifico Enrico Fermi, del liceo classico Francesco Crispi di Ribera e di tante altre scuole che magari io ho dimenticato di annotare, della Mariano Rossi. Insomma, ci sono tanti rappresentanti. Abbiamo la rappresentanza anche degli scout, che si sono accontentati di mettersi accanto a noi in un angolino, ma è presente pure lo sportello antiviolenza di Sciacca, la cui rappresentante è Federica Scaturro, e quindi siamo veramente in tanti. Devo ringraziare anche la presenza della televisione locale RMK TV, che riprenderà per intero questo evento e lo proporrà anche nei prossimi giorni, ma anche del giornale online Servire Sciacca di Nino Porrello, che sta trasmettendo in diretta via Facebook l'evento. Seguiranno, e ve lo dico adesso perché poi dopo sicuramente non potrò farlo, seguiranno altri eventi a questo primo. Il primo dicembre avremo Sandra Tornetta, che presenterà un libro dedicato all'arte contemporanea e in particolar modo al nostro pittore contemporaneo Rosario Bruno. Il 6 dicembre avremo Alberto Pellai, molto noto nell'ambiente scolastico, è un psicoterapeuta di fama internazionale che ha scritto il suo ultimo libro, è dedicato proprio all'emergenza educativa nel rapporto tra genitori e figli. Tra l'altro ieri chiacchieravamo con Gino, è una bella occasione che Gino abbia fatto la presentazione del libro, dell'ultimo libro, la prefazione dell'ultimo libro di Alberto Pellai, sono molto amici. E così poi il 14 dicembre, sempre al Circolo di Cultura, avremo la preside Coraggio, Antonella Di Bartolo, preside dell'Istituto Comprensivo Sperone Pertini di Palermo, opera in un quartiere molto disagiato, quello dello Sperone delle di Brancaccio, e ci racconterà anche lei una storia molto, molto interessante di ripristino e di riconduzione degli alunni all'istituto scolastico e anche di rilancio dell'intero quartiere. Oggi affronteremo un tema molto delicato, ed è per questo che come dire, io chiedo anche la vostra partecipazione a questo evento.
affrontiamo un tema emergente veramente, quello dei femminicidi all'interno di famiglie. E questo capite che è veramente per l'Italia, non guardiamo il dato nazionale che è ancora, il dato internazionale che è ancora più pesante, ma per l'Italia pensate dall'inizio dell'anno a oggi sono quasi 100 femminicidi che sono ormai successi e possibilmente il numero aumenterà fino alla fine dell'anno. Dico, in questo contesto avere un libro come quello che ha scritto Gino Cecchettin, dedicandolo alla figlia, alla memoria della figlia, che è una lettera aperta, lo leggerete e sentirete veramente la profondità delle cose dette da Gino Cecchettin, è una pietra miliare che incoraggio a tutti di leggere, di affrontare. Tra l'altro, è giusto che io dica, anche perché ci tiene anche Gino Cecchettin, che i proventi di questo libro sono serviti e se continueranno a servire per l'avvio e quindi l'attività di una fondazione che proprio pochi giorni fa è stata presentata presso la Camera dei Deputati, della Fondazione Giulia Cecchettin, di cui Gino si è fatto promotore, ma con una partecipazione anche di esponenti della società civile che lo hanno aiutato, accompagnato e che dedicherà la sua attività alla diffusione dei messaggi che sono contenuti proprio nel libro e in memoria sempre di Giulia. Quindi ricordatevi che chi di voi vorrà acquistare il libro sta facendo anche sta dando un contributo alla fondazione di Giulia Cecchettin. Già la fondazione, pur essendo stata costituita pochi giorni fa, è presentata alla Camera dei Deputati, è presente sul web, su internet, quindi se voi digitate Fondazione Giulia Cecchettin troverete lì le ragioni, l'oggetto e le finalità di questo ente e anche lì ci saranno le indicazioni per chi vorrà fare un versamento a favore della fondazione. Dialogherà con Gino, la nostra carissima amica Maria Grazia Bonsignore, psicoterapeuta che voi conoscete perché in altre occasioni ci ha sostenuto nella presentazione di altri libri. Vedo il sindaco Fabio Termine che chiedo di venirsi a accomodare qui e che ringraziamo ancora una volta per la collaborazione. E quindi io mi fermo qui. Chiedo scusa a tutti se non procederemo ai saluti istituzionali. Mi scuserete, ma volevamo saltare questa fase oggi e volevo entrare subito nel merito dell'evento. E lo faccio io a entrare nel merito dell'evento leggendovi, grazie, leggendovi. Leggendovi un passo breve del libro, dove Gino spiega le circostanze che lo hanno portato a scrivere. Quando leggevo storie di femminicidi, ne rimanevo colpito, scosso, ma poi egoisticamente giravo pagina. Non avrebbe mai riguardato me, perché io nella vita avevo fatto solo cose per bene. Avevo una famiglia solida che avevo protetto, non appartenevo a quella certa condizione sociale in cui pensavo si sviluppassero questi drammi, insomma, io ero immune. Ho sempre sentito di appartenere a un mondo lontano da certe situazioni aberranti. Io ero normale e nel mondo normale certe cose non accadono. Invece non è così. Nessuno di noi è immune perché l'idea della prevaricazione riguarda tutti indistintamente, riguarda il mondo nel quale viviamo. Ho scritto questo libro perché vorrei che non succedesse ad altri e se le mie domande, i miei pensieri dovessero salvare o aiutare anche una sola persona, avrei compiuto qualcosa di importante e di utile. Ogni vita ha un valore inestimabile, che almeno ciò che è capitato a noi serva a qualcosa, a qualcuno, agli altri. Soprattutto vorrei parlare ai ragazzi,
farli riflettere su ciò che conta davvero, invece che perdersi dietro inutili preoccupazioni di superficie. Ma vorrei parlare anche ai genitori, dobbiamo sforzarci di crederci. Buongiorno a tutti e benvenuti. Anche io vi saluto. Non so cosa succede. Vediamo adesso. Mi sentite? Poco. Il microfono vicino, o fischiano le casse. Ok, allora forse conviene spegnerlo e accenderlo nel momento in cui parliamo. Ok. Ok, adesso forse sì, si sente. E cercherò di parlare con un tono di voce più alto. Volevo darvi il benvenuto e ringraziarvi per essere qui così numerosi, ringraziare Franco e Antonella che mi coinvolgono sempre in iniziative di grande spessore culturale e soprattutto umano. Io vi devo dire che sono molto emozionata, anche se non è la prima volta che presento un libro e una persona, uno scrittore. Lui non è uno scrittore e lo dice spesso nelle sue interviste. Anzi dice che non aveva mai scritto molto prima di questa occasione, diciamo, di questa situazione. Però io volevo semplicemente dirvi che comunque quando io mi sono approcciata a questo libro, l'ho letto ben due volte, intanto l'ho letto da genitore, vero? Sono uno psicoterapeuta, quindi lavoro con i traumi, anche con i genitori che hanno perso figli e anche altre situazioni. Però proprio la mia parte che si è attivata di più è quella del genitore. E oggi sono molto emozionata di stare qui accanto a un altro genitore che ha avuto un dolore così grande, così lacerante, che è indicibile, cioè non ci sono parole per esprimerlo. Sappiamo bene, abbiamo sentito tante volte, no? Che non esiste neanche un nome per definire una persona che perde un figlio o una persona che perde un fratello e una sorella. Almeno nella lingua italiana ancora non è stata trovata una parola. Chi perde un padre, un orfano, chi perde il marito, una vedova, ma chi perde un figlio non ha nemmeno una parola con cui definirsi. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che questo evento traumatico così forte, così lacerante, così deflagrante è un evento che mette a dura prova e ho capito che leggendo il libro che ha messo veramente a dura prova la famiglia Cecchettin, non soltanto Gino ma anche Elena e Davide e ovviamente anche tutti gli altri parenti, nonni. Ma anche noi, se vi ricordate, l'anno scorso se ne sentono tante notizie di femminicidio, però questa notizia della scomparsa di Giulia ci ha tenuto tutti in apprensione, siamo stati incollati e abbiamo cercato di sperare fino all'ultimo momento che questa ragazza si potesse salvare, ma tutti avevamo quel dubbio, quella paura che purtroppo poi si è rivelata reale. Quindi poi quando io ho letto che Gino dopo un po' di tempo aveva, dopo tutto questo dolore, perché tra l'altro lui ha avuto un altro lutto recente che insomma è molto importante, di cui magari poi accenneremo, e quando ho sentito che lui aveva scritto questo libro e aveva intenzione di mettere su questo progetto, ho detto, bellissimo, cioè, meno male. E io ne parlo anche con i miei pazienti che vivono questo dolore. Li ho invitati tutti, ho detto venite perché lo dovete conoscere, perché lui è straordinario, soprattutto dopo aver letto il libro. Perché quando si perde un figlio in queste condizioni, tra l'altro in queste situazioni, con queste modalità, il dolore è lancinante, le emozioni di rabbia, di tristezza, di paura, sono fortissime, soverchianti. Io ho scritto un post, ho detto è uno tsunami emotivo, cioè arriva un'onda e tu non sai cosa devi fare, hai due possibilità, o affondare sotto l'onda o cercare di galleggiare e comunque puoi cercare di arrivare ad un approdo.
Volevo chiedere a Gino, io voglio parlare pochissimo, volevo solo dire questa cosa, ci tenevo tantissimo, però volevo ascoltare lui e volevo chiedere a lui. Intanto lui, quando ha avuto l'idea di scrivere, visto che nel capitolo 1 dice «Cara Giulia, non ho mai scritto molto, ma dopo quanto è successo ho sentito forte il bisogno di questa lunga lettera per cercare di capire, per fissare per sempre i ricordi su di te». Quando hai preso questa decisione e soprattutto c'è stato qualcuno che ti ha aiutato in questo? Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la calorosa grazie veramente per la calorosa accoglienza e grazie per gli applausi che io dirigo sempre verso Giulia, che è lei che si merita tutto ciò. È lei la mia vera musa ispiratrice e lo è stata anche quando avevo capito che tutto era compiuto, perché un genitore poi non si rassegna all'idea di perdere un figlio. Un genitore vorrebbe vivere fino all'ultimo dei propri giorni la sua vita. Questo a me non è stato concesso e quindi tenti di aggrapparti in tutti i modi a quel poco di Giulia che ti è rimasto, alle memorie. Si sente? Si cerca di aggrapparsi in qualsiasi momento a qualsiasi cosa, perfino i vocali che Giulia mi mandava, che io odiavo tantissimo, sono andato a riascoltarmeli per sentire la sua voce, rammaricandomi per il fatto di non averne di più. Ecco, tutto questo ha fatto sì che facessi i conti anche con la memoria che è fugace, che non ti permette di fissare tutti i momenti che hai vissuto assieme con tua figlia. E quindi mi sono preoccupato del fatto di come io stessi vivendo fino a quel momento lì, se non ricordavo nemmeno che cosa avevamo mangiato quell'ultimo pranzo, quell'ultimo momento di vita vissuta assieme a Giulia. E lì è stata d'obbligo una riflessione. Se io veramente ho gettato tanti momenti di vita così, che era vita vera, vita preziosa, quella che ti dà la gioia quando sei a pranzo con i tuoi figli, hai modo di godere appieno dell'amore che hai generato in questa vita e poi te lo dimentichi, come sto vivendo? Allora ho iniziato ad appuntarmi su dei fogliettini, un'amica mi aveva regalato un'agenda per scrivere i miei pensieri perché le avevo detto che già con la perdita di mia moglie il fatto di raccontare mi aiutava un po' ad allenire il dolore. E quindi mi sono appuntato su questo diario delle piccole frasi, delle cose che volevo dire alla mia cara Giulia. E sera dopo sera questo piccolo diario si inspessiva, andavo a rileggermelo ed era un po' come averla accanto a me. E poi è stato il consiglio di un altro amico che mi ha detto: ma perché non ne fai un libro? E lì per lì l'idea non mi è piaciuta, nel senso che io so, o meno mi hanno insegnato, che il dolore si deve vivere in un modo totalmente diverso, cercando di non palesare alcuni sentimenti, cercando di restare chiusi in se stessi. Ecco, questo era il modo che mi avevano insegnato di vivere il lutto. Poi invece, piano piano, sempre imparando da Giulia, ho capito che la vita va vissuta come meglio crediamo noi. Nessuno ci può dire come vivere un lutto. Io volevo parlare di Giulia. Io avevo capito che parlando di Giulia lei viveva. Giulia sta vivendo in questo momento, perché io vi racconto le sue gesta, ve le racconterò col sorriso. E allora perché no? Perché non raccontarlo? Ma raccontarlo in un modo come se lei fosse lì davanti a me. Quindi, cara Giulia, è proprio forse un ultimo regalo ad una ragazza fantastica.
Il fatto che io non firmi le copie è, primo, perché non sono uno scrittore, non sono una persona famosa, mi considero solo un papà che ha voluto fare un ultimo regalo ad una ragazza meravigliosa, e firmare questo regalo non mi viene proprio dal profondo del cuore. Grazie. Parliamo un po' di Giulia. Giulia, voi la definite, tu la definisci nel libro un'esploratrice, la regina dell'indecisione. C'è una frase in cui dice: dentro le cose c'era un mistero che lei voleva scoprire, era una collezionava scatole, le infilava una dentro l'altra, cercava di scoprire la bellezza dietro ogni piccola cosa e cercava di rappresentarla. Infatti lei aveva questa grande passione dell'illustrazione, anche se era un ingegnere biomedico, aveva fatto ingegneria biomedica, era una ragazza molto brava, un liceo classico, era uscita dal liceo con una votazione altissima, 100, quindi una ragazza molto adattabile, buona, altruista, e che aveva appunto questa, da voi era stata definita così. Dico da voi perché questo libro non è un lapsus in realtà, ma che rivela una cosa: questo libro in realtà non è scritto secondo me solo da Gino, ma c'è anche Elena, c'è anche Davide, è proprio appunto una testimonianza. Puoi parlarci di Giulia e magari raccontarci il ricordo più bello che avete e che hai? Allora, Giulia mi ha fatto svenire dal primo istante di vita che lei ha iniziato a vivere, perché il giorno della sua nascita era il 5 maggio del 2001, era una giornata caldissima e io, che tendenzialmente ho la pressione molto bassa, ho fatto uno sforzo immane per portare lei e mia moglie in sala parto, perché gli infermieri non c'erano riusciti. E quindi ho preso in braccio madre e figlia, perché doveva ancora nascere, e l'ho appoggiata dopo decine di metri lungo i corridoi dell'ospedale, l'ho appoggiata in sala parto, solo che poi ho iniziato a vedere le stelline e l'infermiera mi ha scosso e mi ha detto: guarda che sta nascendo. Allora lì l'adrenalina è entrata in corpo di nuovo, ma nel momento in cui ho visto Giulia ho detto: bene, adesso lei è al sicuro. Ho detto: concedetemi una pausa, e sono svenuto. E quindi ricorderò sempre quell'istante lì, perché poi lo ricordavamo in famiglia, perché ridendo così dicevo: guarda, mi hai fatto svenire fin dal primo momento, pensa a te. E poi nel corso degli anni Giulia ha dimostrato sempre, fin dalla giovinezza, dall'infanzia, una cosa non comune: l'altruismo verso le persone. Ma fin dal momento in cui non riusciva neanche a camminare, quasi, vedeva la mamma fare determinate cose in casa e lei voleva dare una mano a farle, ed ha mantenuto questa caratteristica anche quando poi era in grado effettivamente di aiutare a portare sulla spesa, a lavare i piatti. Era veramente comune, dopo il pranzo o la cena, vedere lei che si alzava e si metteva a riordinare la cucina, e tutti noi volevamo magari godere di altri 5-10 minuti di gioia, ma lei diceva: mi diverto, e sapeva benissimo che grande sollievo dava alla mamma. A scuola era indiscutibilmente brava, perché si applicava su tutto, ma soprattutto era curiosa. Lei, ogni volta che leggeva di un poeta, di uno scrittore, di un avventuriero, voleva saperne di più, e quindi tornava a casa, chiedeva, e ci dava l'opportunità di riflettere, perché tante volte anche noi magari abbiamo sentito parlare di Amerigo Vespucci, però poi non sappiamo le gesta per filo e per segno. Lei ti pungolava in modo tale da poter dire: sì, effettivamente sentiamo questi nomi ma non ne sappiamo, e quindi ci metteva sempre nelle condizioni anche di approfondire la cosa. Dava sempre una mano ai compagni di classe. Io racconto sempre uno, forse, degli aneddoti più importanti
perché come esempio di vita e di bontà e di altruismo. Quando lei faceva la quarta superiore, lei faceva il liceo classico, faceva la quarta superiore e le fu chiesto da un docente, da un professore, di aiutare una ragazza del primo anno. Questa ragazza aveva già fatto qualche mese di scuola, ma aveva problemi di anoressia, aveva problemi in famiglia e non riusciva ad integrarsi con la scuola. E come spesso accade, chi è in difficoltà non è aiutato, è sempre lasciato da solo. E questa ragazza voleva lasciare la scuola, ma sarebbe stato un peccato, perché ogni alunno che lascia una scuola è un fallimento per l'intera società stessa. E quindi i professori hanno fatto un ultimo tentativo, hanno messo dei professori di sostegno, ma anche questi non riuscivano a tenere questa ragazza legata. Poi un giorno la professoressa di italiano, che conosceva benissimo Giulia, ha fatto conoscere le due ragazze e Giulia si è sentita subito in obbligo di aiutare. Ha rinunciato a delle ore di atletica, alle quali teneva tantissimo, quindi tutti i venerdì pomeriggio, ce l'ha detto, ha detto: io il venerdì pomeriggio d'ora in poi farò delle ore di tutoraggio ad una ragazzina di quarta ginnasio. E noi eravamo un po' perplessi, perché il liceo classico è impegnativo, lei poi faceva sport, faceva il trucca bimbi con l'animazione durante la settimana, durante le feste di compleanno, quindi era piena di attività, e quindi a prendersi un altro impegno, però sempre considerata una persona adulta. E dopo mesi, ma non faceva altro che fare ripetizioni di latino e di greco, magari consigliando la parola giusta nelle traduzioni. E questa ragazza pian pianino ha scoperto una cosa, ha scoperto che c'è amicizia. Dietro le ore di tutoraggio ha visto l'opportunità di trovare una nuova spia per la vita. Io questa ragazza, durante la scrittura del libro, ho voluto conoscerla, l'ho incontrata assieme alla mamma. Nel frattempo il tempo è passato, quindi aveva 18 anni quando l'ho conosciuta, stava benissimo, era felice, aveva un fidanzato, si stava per diplomare, e lei veramente me l'ha detto: io devo tutto questo a Giulia, perché Giulia mi ha fatto capire che alle volte basta anche solo un amico che nel corridoio durante una lezione e l'altra ti fa così con la mano, ti fa un sorriso. Il sorriso di Giulia l'avete visto tutti, non ti può che conquistare. E un piccolo regalino comprato dai negozi da tutto un euro, ma che non è il valore in sé dell'oggetto, ma il fatto di dire ti voglio bene. Ecco, questo ha fatto sì che di fatto si sia salvata una vita, semplicemente aiutando e ponendo quelle che sono le proprie doti a servizio di questa persona che in quel momento ne ha bisogno. E credetemi, quella persona lì sicuramente aiuterà altre persone, perché chi ha ricevuto non può che donare. E questa era Giulia nella sua semplicità, nel suo modo di fare, donando poi tutta se stessa. Mi viene da dire una cosa, una riflessione. In questo periodo storico, dove c'è invece il mito del successo individuale, si rischia quasi quasi di essere schiacciati poi dall'altro, perché purtroppo noi viviamo in una società narcisistica, questo ce lo diciamo sempre, lo dicono un po' tutti gli studiosi. Il problema degli adulti, di noi adulti, della nostra fragilità, è che sempre più spesso trasmettiamo un messaggio di essere egocentrati, di essere votati al successo, di non confrontarsi con la perdita, col fallimento, anche quello dell'altro. E mi chiedo, dove l'ha imparato Giulia a essere così altruista, a essere così sensibile? E soprattutto, come avete fatto voi genitori, cioè come avete educato
questi figli. C'è una parte del libro in cui tu ti metti a nudo un po', parli di te, della tua storia, della tua famiglia di origine, e dici: io ho avuto un padre molto rigido, una mamma sottomessa alla volontà del marito, una mamma molto ligia, molto votata al sacrificio, che per esempio non ha potuto lavorare perché il papà era molto possessivo, geloso. Quindi quanto ha influito la tua storia personale e come è cambiata? Cioè, tu ti sei messo a nudo e hai fatto un percorso di consapevolezza proprio dopo la morte di Giulia? Allora, sì, io ho dovuto chiedere permesso a mia madre dopo aver scritto quel capitolo, quindi l'ho scritto assieme ovviamente a Marco Franzoso, che ha fatto un lavoro incredibile di tradurre la mia vita, i miei pensieri in uno scritto. E l'ho fatto vedere a mia madre mi ha detto: no, è la verità, la devi scrivere, perché è giusto anche mettersi a nudo, fa parte un po' di un nostro problema che abbiamo, di far vedere una maschera, far vedere chi non siamo a favore degli altri. Ma io avevo proprio capito in quell'infanzia lì che noi come individui siamo unici. Mio padre aveva già deciso tutto per me, lui un grande lavoratore, aveva una paura incredibile. Mi ha tirato su con grande severità, ma perché era l'unico modo che lui conosceva di crescere un figlio. In più, questo l'ho capito dopo, lui lavorava a Padova negli anni 70, e chi ha qualche anno in più sa che gli anni 70 sono stati anni difficili per l'Italia, perché c'erano problemi sociali molto forti, c'era il terrorismo di qualsiasi colore, c'era un problema di droga incredibile, e lui queste cose a Padova le vedeva. Noi che abitavamo in un paesino molto piccolo di 1000 abitanti, lui andava a lavorare in questa città e chiaramente aveva appena messo al mondo un figlio, se ne preoccupa, e i mezzi che aveva a disposizione erano quelli. Però io che leggevo Verne, che volevo fare l'esploratore anch'io, volevo andare sulla Luna, e lui che mi diceva: guarda, quando hai fatto le medie ti compro una lambretta e vai a lavorare in quella fabbrica lì, che faceva cavi. Sinceramente mi sentivo quasi oppresso da questa decisione. E io dicevo: ma no papà, effettivamente io vorrei fare qualcos'altro. Intanto studia e poi vediamo. E quindi queste cose capivo che a me facevano male. E capivo che mi facevano male soprattutto poi quando mi confrontava con altri figli, con altri figli di altri amici, con cugini, e io mi sentivo invece un individuo unico. Quindi ho capito cosa un figlio non deve sentirsi dire, che non deve essere confrontato con gli altri, che è unico e che nella sua unicità va valorizzato e sostenuto. Anzi, bisognerebbe aiutare a capire cosa effettivamente uno ha dentro, quali sono le sue attitudini, quali sono i desideri, i sogni. Ecco, noi parliamo poco di sogni perché sembra quasi siano utopie, invece sono poi quelle cose che nella vita ci fanno fare la differenza fra una vita di felicità o meno. E quindi io avevo dalla mia le cose da non fare, e ho cercato invece di fare l'opposto. Chiaramente avevo fatto dei corsi per diventare genitore, ma il più lo fa l'esperienza. E quindi io dalla mia avevo quella vissuta un po' tristemente, e ho cercato di dare felicità alle ragazze, cercando di scoprire cosa effettivamente volessero dalla vita e enfatizzarla. Penso che però uno degli elementi fondamentali sia stato il dialogo costante, il dialogo continuo. E qua devo ringraziare mia moglie, perché lei aveva posto due regole in famiglia. La prima: in sala da pranzo non ci deve essere la TV, e la seconda: si pranza e si cena tutti assieme, sempre. Ovviamente compatibilmente con gli impegni, perché se uno è all'estero non può tornare per pranzo, per cena, ma
Se siamo a casa non esiste che uno pranzi a mezzogiorno, l'altro all'una, l'altro alle due. Si fa una volta sola. E questa semplice regola, che sembrerà semplice, ma ci ha dato tanto, ci ha fatto vivere veramente la famiglia, ci ha portato a discutere di temi importanti, ci ha fatto ridere, ci ha fatto capire quelle che sono le sfaccettature di ognuno di noi e forse anche imparare qualcosa dell'altro. Quindi dal mio punto di vista è stato un percorso che è iniziato dal momento in cui ho deciso di far famiglia e piano piano mi ha portato ad essere una persona diversa, anche nell'aiutare la famiglia stessa, perché io quando tornavo dal lavoro alle 8 di sera trovavo pronto e non è che mi preoccupassi, io devo preparare la cena. E dall'altra parte mia moglie era convinta che dover preparare la cena fosse lei, fosse il suo compito. Ecco, un po' alla volta questo abbiamo capito che è una cosa che invece va condivisa, così come tutta la gestione familiare, e abbiamo iniziato un po' a condividere e a dividere gli oneri familiari, quindi con una presa di coscienza, perché vedevamo l'uno nell'altra il peso comune di fare le cose. Sicuramente gli eventi che hai citato, la morte di mia moglie poi, prima, e poi quella di Giulia, ti danno uno scalino per comprendere altre cose, per comprendere il valore del tempo, per comprendere tutto quello che potevi fare e non hai fatto, che ormai è troppo tardi, e di capire anche qual è il vero significato dell'amore, perché quando arrivi in un momento e vedi una vita che sta andando via e in quel momento dici prenditi la mia, non sapevo in quel momento a chi mi stessi rivolgendo, ma voglio morire io pur di dare la vita agli altri. Ecco, in quel momento lì capisci cos'è veramente l'amore. Una grande lezione, perché ci hai detto sostanzialmente che si educa con quello che si fa, siamo testimoni, si educa con quello che si dice, con quello che non si dice, con quello che si fa e con quello che si omette di fare. Il dettaglio che lui dice essere, cioè, se non è un dettaglio, ma aspettare gli altri per mangiare tutti insieme è un esercizio di empatia, mettersi nei panni degli altri, cercare di capire come vede l'altro. Che è esattamente un tipo di educazione appunto all'empatia e al rispetto, che poi è la base per un vero rapporto d'amore, perché l'amore è sempre amore dell'altro, però se non lo vediamo l'altro e se non abbiamo la prospettiva di metterci nei panni degli altri, purtroppo non si potrà mai trovare un incontro. Vorrei chiederti una cosa che mi ha colpito molto del libro e che è collegata a questo. A un certo punto, quando succede il grave fatto, Elena, che ha una personalità, un temperamento altrettanto rivolto all'altro, però che lo fa attraverso un'altra modalità, lei è una lottatrice, una persona che lotta, che si ribella in maniera sempre molto positiva e nel rispetto dell'altro in maniera assertiva, ha scritto un post e poi in quel periodo era appena successo il fatto e come noi sappiamo, purtroppo io ne parlo spesso di questo, è comunque un fenomeno anche studiato, quando succede un fatto molto brutto ma è un fatto naturale, cioè qualcuno diceva quando è un atto di Dio allora è facile solidarizzare con la vittima. Quando un fatto è brutto è causato da un uomo, quindi è per mano di un uomo, nasce un conflitto. E quindi spesso quello che vediamo è che le persone solidarizzano, cioè attaccano la vittima. E c'è stato un momento che tu descrivi nel libro, un po' diciamo non ci entri proprio, però descrivi un momento in cui hai avuto una ritraumatizzazione, cioè l'attacco da parte di alcuni che noi chiamiamo odiatori, poi haters, no? Con questo hate speech, oggi c'è l'inglese per tutto, però comunque rende,
E lì tu, diciamo, hai avuto un momento molto doloroso, ancora un altro momento doloroso, e non dormivi la notte, descrivi questo. A un certo punto avviene un incontro importante per te, un incontro che io metto nella tua area spirituale, non so come definirla, l'incontro con Don G. Ci vuoi parlare di questo? Perché è molto bello questo passaggio. Sì, è nata l'amicizia, allora in questo anno io vedo tanti doni che Giulia mi sta facendo, e doni che si esprimono in solidarietà, in supporto, in amore, in vicinanza. E uno dei primi doni è stato proprio il parroco del mio paese, che io non conoscevo perché io non sono un praticante, anzi cercavo di starne un po' distante, e lo ammetto, questo è il mio problema. Però io conosco le persone, io volentieri do parola a chiunque. E in quel periodo lì sì, avevo appena ricevuto tantissime critiche, proprio nel momento in cui avevo sostenuto Elena. Elena, hai detto tu, è irruenta forse nel modo di comunicare, ma un ragazzo di 20-25 anni lo deve essere, cioè la forza che loro hanno a quell'età lì non deve essere placata, deve essere enfatizzata, un messaggio deve essere forte da un giovane. E quindi io la sosterrò sempre, l'ho detto pubblicamente, io sosterrò sempre mia figlia, anche se... anche se, come alle volte succede, può avere delle opinioni diverse dalle mie, però noi ci siamo sempre confrontati sulle opinioni e abbiamo sempre rispettato uno l'opinione dell'altra. Però gli attacchi sono arrivati e all'inizio non ci sei preparato, soprattutto se sono su scala nazionale, quindi proprio a livello addirittura di quotidiani nazionali, di media e di TV. E la domanda proprio che mi sono fatto è: ma come può essere che uno, dopo aver attraversato due lutti importanti, uno era ancora freschissimo, c'è anche chi ha il coraggio quantomeno di criticare, di non sapere quello che tu hai attraversato? E di questo mi dispiacevo effettivamente, e penso che per un giorno buono non ho pensato a Giulia, e in quel momento lì non mi accadeva così spesso di non pensare a Giulia, anzi era sempre costantemente nella mia testa. E finché questa considerazione mi ha fatto pensare, detto, no, non è giusto che io non pensi a Giulia. In quel momento ho iniziato a pesare quello che è il dolore per la mancanza di mia figlia e il dolore che mi arrivavano dalle critiche. E ho visto che uno era una montagna incredibile, l'altro li ho paragonati a dei granelli di sabbia. In quel momento lì mi sono messo a sorridere ed è scivolato via tutto. Ma non sarebbe successo nulla se forse non avessi fatto quella famosa camminata con Don G. Lui mi ha preso proprio nel giorno peggiore, e perentoriamente mi ha detto: domani vieni a camminare, anzi domani andiamo a camminare. Era l'8 dicembre, quindi era freddo, era veramente freddo, e lui mi ha portato in montagna, quindi tendenzialmente sapete la montagna, l'alta montagna, noi viviamo ai piedi delle Dolomiti, mi ha portato in un valico a 1600 metri di altitudine in mezzo ad una nuvola umida, fredda, e io che non avevo energie, quindi quando non hai energie perché non dormi, non ti riposi, non mi alimentavo bene e avevo freddo, io ricordo un freddo incredibile, forse era proprio quel freddo che ti arriva dentro solo dopo che vivi l'esperienza della morte da vicino. E mi ero vestito tantissimo, avevo usato tutti gli indumenti da montagna che avevo a casa. Lui si presenta in maniche corte e mi dice: dai, muoviti e cammina, nel senso che datti da fare, senza tanti giri di parole. E pian pianino mi sono messo dietro, abbiamo iniziato questo sentiero che iniziava a salire, e non vedevo l'ora di fermarmi, di riposarmi, di tornare indietro, perché proprio era quello che desideravo. Invece lui
col passo dietro senza mai guardarsi e guardare se stavo al passo. Io che sono comunque un combattente, io non mollo mai, passo dopo passo ho cercato di stare dietro, finché a un certo punto ho detto, beh, siamo arrivati, vedo che si ferma, ha fatto vedere la cima del Monte Emmele, mi ha detto, noi adesso andiamo lì. E io ho messo le mani sulla fronte, ho detto, no, ma cosa ho fatto stamattina? Avevo faticato fino a quel momento lì, figuriamoci, a cambiare di passo e andare su proprio quasi in verticale. E invece piano piano ho iniziato a sentire il calore, ho iniziato a sentire il sole sul viso, perché salendo la nuvola è rimasta giù e abbiamo iniziato a vedere i primi raggi di sole, finché siamo arrivati in cima o quasi sulla cima e non me ne ero neanche accorto. E lui mi fa, adesso possiamo sederci, mangiare qualcosina. A un certo punto mi fa segno di guardare sulla montagna. Di fronte c'erano due camosci, mi ha anche spiegato le posizioni dei camosci, perché si mettono a 180 gradi per guardare ovviamente dai predatori, ed è stato veramente bello, perché poi sotto di noi c'era questo mare di nuvole e sembrava un po' la metafora del paradiso. E poi io ho riflettuto su questa camminata e penso che il Don sapesse già tutto fin dall'inizio, e secondo me il messaggio che lui voleva dirmi era, guarda Gino, tu adesso sei in un momento di freddo, di umido, in un posto in cui è inospitale, ma quello che devi fare nella vita è continuare a camminare, che prima o poi il sole arriva. Bellissime parole e bellissimo scenario, essere immersi nella bellezza, ed è quello che Gino ci dice spesso, cioè io mi sono concentrato sulla bellezza e ho cercato almeno in questo momento di non entrare, di non guardare tutto quello che c'è di così odioso, di così efferato, di così brutto. Mi sono concentrata sull'immagine di Giulia e sulla immagine e su quello che lei rappresenta. E infatti il libro è anche un libro, oltre ad essere una narrazione biografica vera e proprio, una lettera, è anche un libro di impegno civile. C'è anche un capitolo, il 5 in particolare, dove ci sono citati una serie di dati che sono quelli che tutti sappiamo, cioè che sono in continua crescita, maltrattamenti sui bambini, sugli anziani, sulle donne. Purtroppo c'è questo grande problema della violenza a tutti i livelli, quella che si vede e quella che non si vede, perché purtroppo c'è la violenza psicologica che non si vede ma che fa tantissimi danni. Una cosa che volevo chiedere a Gino, un'ultima cosa, perché poi lasciamo spazio ai ragazzi. Questo libro, a un certo punto, quando finisci di leggerlo, ho detto che poi l'ho riletto, però comunque alla fine, quando finisco di leggere un libro, io dico sempre, cosa mi ha lasciato questo libro, che poi il messaggio. I libri sono fondamentali, importanti per questo, anche la lettura dei libri è un grandissimo esercizio di empatia, perché tu ti metti nei panni della persona che sta narrando, nella storia, nel protagonista. E ho pensato questo, che il messaggio del libro è l'importanza dell'impegno, l'importanza della relazione, dell'impegno attraverso le relazioni, e quindi l'importanza di trasformare anche le cose più brutte che ci accadono in qualcosa di bello. Quindi salire, come appunto la metafora, che non è una metafora, è una storia, però comunque diventa una metafora, da un posto buio, umido, andare in alto, cercare di guardare le cose nel punto più bello, dove c'è la bellezza. Quindi la trascendenza, sostanzialmente, il concetto di trascendenza. Questo è, secondo me, l'aspetto spirituale più alto di una persona. Poi uno può essere religioso o meno, può essere credente o meno, però questo è l'aspetto che ha a che fare con la parte più alta, più elevata della nostra anima.
Quindi sostanzialmente il messaggio del libro è impegniamoci, lo faccio prima di tutto io, scrivendo questo, raccontando il mio dolore, raccontando i miei ricordi, lo metto al servizio degli altri attraverso poi la costruzione di una fondazione. Quando hai scritto il libro avevi già pensato di creare una fondazione o ti è venuto in mente dopo? E quanto, diciamo, questa mia riflessione la ritieni a te congeniale, diciamo? Allora, mentre scrivevo avevo capito che nel frattempo avevo conosciuto delle persone che si adoperavano per aiutare le donne vittime di violenza, avevo capito che magari potevo dare il mio contributo. La prima idea era stata quella di associarmi ad un'associazione esistente, o ad una fondazione. Però volevo portare comunque avanti il nome di Giulia e lo spirito con cui Giulia ha vissuto. E allora ho detto, effettivamente i proventi del libro, prima ancora che iniziassimo a scrivere, potrebbero da soli far nascere questa fondazione. Quindi io con le mie forze potrei già dare via a questo progetto senza aver bisogno di raccogliere prima fondi per poi partire. Quindi faccio io il primo passo, faccio un qualcosa che mi aiuterà a ricordare Giulia, ma al contempo farà nascere qualcosa. È stato proprio l'unione delle tre cose che mi ha fatto decidere, ok, partiamo con questo progetto editoriale. E poi la fondazione è nata perché fin da subito abbiamo istituito un comitato di persone che volevano dare il contributo, abbiamo cercato di capire quelle che fossero le attività, abbiamo subito attivato un sito che è fondazionegiulia.org e ci siamo ispirati a lei, perché proprio fra i primi punti nello statuto abbiamo messo il progetto più importante, che è il progetto di formazione. Perché, ecco, di una cosa sono convinto, è giusto che ci siano delle leggi, che ci siano delle pene per chi non le rispetta, però io penso che nel momento in cui parliamo di violenza, di pene, di giudizi, è già troppo tardi, l'atto è già stato compiuto. Io vorrei vivere in una società forse dove gli avvocati siano disoccupati, ecco, questo vorrei ci fosse, scusatemi se in sala c'è qualcuno, ma dove non si dovrebbe perdere tempo in giudizi o in cose per reprimere. E quindi cosa si può fare? Ho detto, ma possiamo educare all'amore, educare a qualcosa di bello, perché prima ancora di commettere un atto c'è un momento in cui uno ha la capacità di decidere. Filippo aveva la capacità di decidere in un certo momento della sua vita se lasciare andare e vivere la sua vita oppure se fare quello che ha fatto. Lui ha sbagliato nella scelta, ma perché non aveva i mezzi per poter in quel momento lì fare la scelta giusta? E noi dovremmo dare i mezzi ai nostri ragazzi affinché in ogni momento scelgano la cosa giusta, che non è l'odio, che non è la gelosia, che non è l'invidia, ma è l'amore, l'altruismo, è l'empatia, è il rispetto degli altri. Ecco, questo vorremmo fare. Esattamente, quindi agire su due fronti, l'aspetto della cultura, perché effettivamente la legge sul femminicidio c'è ma non ha salvato Giulia. Una legge serve ovviamente a dare ordine, ma poi il cambiamento culturale, si è parlato del tanto famoso, famigerato patriarcato, è vero, la legge ha abolito il patriarcato, però ci sono, come dice Recalcati, le braci del patriarcato, cioè è un fatto sistemico del sistema, c'è ancora comunque qualcosa che brucia. E che nella nostra cultura c'è ancora questo atteggiamento della donna come è roba mia, come dice appunto sempre lui. È il fatto che si usa il verbo avere molto spesso con la donna, no? L'avrò e me la deve essere, no?
la devo avere, no? Anche questo, anche il linguaggio, il lavoro quindi sul linguaggio, il lavoro sulla cultura, però penso anche che d'altra parte ci deve essere un lavoro sui genitori, sulla formazione degli adulti, perché imparare a gestire il fallimento, la perdita, imparare a gestire la frustrazione ha molto a che vedere con il legame di attaccamento, con quello che si impara in famiglia. Quindi diciamo che ci sono questi due fronti, l'aspetto della matrice culturale, che poi ha due teste questo matriarcato, appunto l'aspetto culturale e l'aspetto dell'educazione, di come si educa, perché io credo che nel momento in cui, lo vediamo in tantissime situazioni, nel momento in cui di fronte a un fallimento, di fronte a un no, di fronte a un'idea che è diversa dalla tua, non si riesca a confrontarsi, a capire che c'è un limite tra me e l'altro, e allora lì è finito tutto e naturalmente si ricorre alla violenza. Quindi il limite è fondamentale, il concetto di limite. Quindi questa è una mia riflessione a quello che ha detto Gino, che penso, e io lo ringrazio tantissimo, perché per me questa è stata una grandissima opportunità di crescita personale. E poi voglio leggere l'appello che ha scritto in quarta. Cara Giulia, tu avresti voluto una società fatta di persone che reagiscono positivamente alle difficoltà, che non si lasciano mai sopraffare dalla negatività e dalla violenza. Questo significa restare umani. Grazie. Adesso ci sono dei ragazzi, so che volevano fare degli interventi. Cioè, chi vuole fare un intervento? Sono tutti commossi, c'è molta commozione, no? Si sente. Qualcuno vuole fare un intervento? Vieni, avvicina. Avvicinati. Come ti chiami? Sono Cristina Giambalvo della quarta D del liceo classico Tommaso Fazzello e le volevo fare una domanda. Durante il libro, un libro molto bello, mi ha toccato profondamente e volevo chiederle, lei attribuisce a ogni sua emozione, vuole dare un nome a ogni cosa, cosa che mi ha colpito profondamente, e vorrei chiederle questa particolarità prima di Giulia. Gli stava molto a cuore, l'aveva sempre tenuta con sé. Allora, penso faccia parte un po' del carattere razionale che possiedo. Se una cosa non la identifico e non riesco ad inquadrarla, molto probabilmente mi spaventa o non mi appartiene, lo ammetto. Tant'è vero che io per gran parte della mia vita ho fatto fatica a provare certi tipi di emozione, o meglio, per emozionarmi avevo bisogno di veramente un evento forte, ma proprio perché mi era stato insegnato che un maschio non deve provare tante emozioni, deve limitarsi a vivere, ad essere forte, a non piangere, a dimostrarsi impassibile di fronte a tutto. E penso che in quegli anni lì, gli anni della giovinezza, io ho maturato una scorza molto spessa che non mi ha permesso di vivere pienamente, penso, almeno i primi 30 anni della mia vita. Forse è stata Elena che ha per prima scosso quella scorza lì, perché mi ricordo quel giorno qui vidi Elena per la prima volta, la tenni in braccio, che ho sentito come un brivido scorrere lungo proprio il corpo, proprio qualcosa che ho detto, cos'è questa cosa? Ero preoccupato, perché poi quando tu hai un determinato modo di vedere le cose e ti succede qualcosa che non conosci, ti spaventa, anche se è una cosa bella.
oddio, mi sarò rammollito. Ecco, questo è il maschio, pensa così, sono diventato un rammollito. Invece no, stai semplicemente provando delle emozioni, ed è umano provare emozioni. Io per tutti i funerali dei miei parenti penso di non aver mai pianto. Forse il primo funerale dove ho iniziato a piangere è quello di mio padre, quel padre che poi tanto mi ha dato, no? Nel bene e nel male. Però ecco, ho imparato a vivere le emozioni solo da un certo punto della mia vita in poi, e di questo me ne dispiaccio, perché non ho goduto appieno di quello che le emozioni ti danno, sia che siano positive che negative. Quindi è un po' un esercizio che mi è rimasto nel dare un nome, un connotato. Addirittura io cerco sempre di accorpare le emozioni con degli altri sentimenti, degli altri stati d'animo, che può essere un suono, una musica, un profumo, perché così poi ti rimangono di più. Forse l'incapacità che ho avuto per tanto tempo nella mia vita di non percepire alcune cose mi ha dato, ecco, questa strategia di farlo. Ecco, forse bisognerebbe viverle un po' più spassionatamente le emozioni, non aver problemi di farci attraversare dalle emozioni stesse, perché è il modo bello di vivere, insomma, il modo è quell'istante che ti fa godere appieno del fatto di essere uomo, donna. Infatti si parla tanto di educazione socioaffettiva, ma se ne parla da troppo tempo. Purtroppo anche su questo non ci sono stati molti interventi, bisogna dire, da parte delle istituzioni, perché comunque le emozioni e la regolazione delle proprie emozioni si impara dai propri genitori, però comunque anche nella scuola, attraverso anche la letteratura, ma anche attraverso appunto uno specifico percorso. Quindi soprattutto l'intervento va fatto sui genitori da questo punto di vista. C'è qualcun altro che vuole fare domanda? Un maschietto. Avvicinati. Come ti chiami? La mia non è una domanda, volevo semplicemente complimentarmi con lei per la maturità e la tranquillità e la... come si dice, con la lucidità mentale con cui ha affrontato questa situazione, perché a mio avviso bisogna essere davvero maturi dentro di sé per riuscire ad affrontare queste situazioni in questo modo. E volevo anche complimentarmi con lei, perché anche raccontando una storia così triste come quella di oggi è riuscito a strappare più volte dei sorrisi a tutta la sala. Grazie, grazie mille. No, ne approfitto per dire il momento chiave che è stato per me quando ho deciso di focalizzarmi su una cosa rispetto ad un'altra. E l'ho fatto più che altro per me stesso e per la mia famiglia. Tra l'altro mio figlio porta il tuo nome. Perché sapevo e avevo intravisto l'ondata di tristezza, di dolore che mi stava arrivando, e di solito quando ti arriva un'onda così grande di dolore inizia a farti domande, inizia a chiederti il perché, e ovviamente il perché ha un nome, un cognome, e quindi inizi subito a passare all'altra parte, quindi a provare rabbia, a provare ira, a provare anche vendetta. Queste cose sono dell'essere umano, sono tipiche dell'essere umano. E questo io non volevo farlo, perché di fronte a me avevo Davide ed Elena, che avevano tutto il diritto di continuare a vivere. Io ho 54 anni, ho detto, tutto sommato, se anche la mia vita finisse qui in questo momento, una parte di vita l'ho vissuta, ma loro no, loro devono continuare ad essere felici. Io ho perso una figlia, ho detto, ma non voglio perderne altri due. E allora come posso fare? E ho detto, se sono un padre che riduce se stesso al nulla, che si annichilisce, che ha problemi come quelli che possono arrivare a fronte di una situazione simile,
non sono di aiuto, quindi io devo rimanere forte, però per rimanere forte io ho fatto affidamento all'amore. Ho detto, se faccio affidamento alla rabbia magari tornerei a casa, sarei arrabbiato, sarei vendicativo, e Elena e Davide non respirerebbero comunque un clima positivo, anche se mi capirebbero, anzi forse trasferirei a loro un po' di questo. E invece la foto di Giulia che avevo sempre accanto a me mi ha fatto pensare al contrario. Lei era quella che di fronte ad una situazione di stress, di nervosismo, ti accarezzava, ti abbracciava, ti diceva tranquillo, passerà tutto, pensa a questa cosa bella, ti faceva arrivare il sorriso in qualsiasi momento della giornata. E lì è stato proprio il momento in cui ho deciso di focalizzarmi sull'essere una persona migliore, più pacato, neanche spendere un solo istante a pensare come potrei aver fatto o come potrei fare qualcosa di negativo, perché comunque sono istanti di vita sprecati. E non so come ho fatto, non so come ci sono riuscito, però piano piano questo esercizio mi ha dato l'opportunità di vedere anche altri ambiti della mia vita, ed è un consiglio che do a tutti. Nel momento in cui vi scatta l'embolo, diciamo così, di solito nel nostro vivere quotidiano, e fermatevi un istante prima, pensate alla prima cosa bella che vi viene in mente, che possa essere un figlio, un compagno, anche solo la vostra passione. Pensate alla cosa bella, no? Quando vi tagliano la strada in auto che vi viene l'embolo, ecco, pensate alla prima cosa bella e vedrete che subito vi cambia la giornata, vi cambia il momento, ed è così. Tra l'altro penso di aver raggiunto il massimo di questo modo di vedere le cose proprio durante il processo, ed è stato un momento critico perché lì c'era la persona che è stata autrice dell'omicidio che parlava su come l'aveva eseguito, quindi nessuno più di me doveva essere arrabbiato in quel momento lì. Eppure io ho preso la foto di Giulia, l'ho messa sul tavolo. Ogni volta che provavo qualcosa di negativo e non è arrivato, perché ormai ero abituato a questo esercizio, e provavo dolore, quello sì, perché quando parlano di come hanno fatto male a tua figlia non puoi non provare dolore, ma non provavo ira, non provavo rabbia, anzi forse una leggera pena per una persona che poteva essere comunque qui e vivere la sua vita, avere un continuo, e invece ha deciso per il modo sbagliato. Quindi le scelte stanno a noi, quindi la vita ci mette di fronte a tante scelte, però quello che succede dopo dipende da noi, da come reagiamo. Ci sono altri ragazzi? Va bene, dai, però uno scout, magari il microfono per farlo sentire a tutti. Diversamente il ragazzo. Sì, esatto, nell'epoca diversamente. Allora, il mio intervento riguarderà due cose fondamentali. Allora, la prima cosa è che lei ha citato dei termini come mia figlia era esploratrice. Scusi, sono un po' emozionato perché vederla così da vicino, cioè anche io sono padre, quindi posso capire quello che sta provando. La prima cosa, ha citato esploratrice, camminare, servizio e sorriso. Questi sono tutti, forse lo potranno confermare i ragazzi, sono tutte attitudini che gli scout hanno, quindi magari sua figlia era scout dentro e non lo sapeva, quindi questa è una cosa bellissima. E poi lei ha parlato anche di concetti come educare al bello, educare all'amore, che sono dei concetti favolosi. Ora, le mie sono due curiosità fondamentalmente. La prima, il ruolo che ha avuto sua moglie nell'educazione dei figli, e poi il rapporto che aveva anche Giulia con i fratelli o con la mamma, che non sono riuscito a... Cioè, sono due curiosità che io e mi interesserebbero per completare questa fantastica ragazza. Ecco, tutto qui. Mi,
Mi piace molto questa idea di Giulia Scout ad honorem, veramente, anche perché sì, era così, l'avrei vista bene anche negli scout. Giulia era la cerniera, potremmo definirla così, perché da un lato abbiamo Elena, che è sensibilissima a qualsiasi cosa, chiaramente troppo avanti per noi, troppo avanti per due genitori un po' matusa, no? Che abituati ad essere genitori secondo il vecchio stampo, ecco, e quindi in difficoltà con le tematiche sociali più moderne, e lo ammetto assolutamente. Lei molto portata ai problemi sociali, noi molto più spinti invece al benessere familiare, al lavoro, ai sacrifici, a portarli avanti, mentre invece lei era un po' più sbarazzina da un certo punto di vista. Però è stato un ottimo confronto, anche se qualche volta è stato acceso, ma sempre un ottimo confronto. Giulia nel mezzo andava d'accordo con tutti, e stranamente, non so come faceva, era in sintonia con noi genitori e anche con la sorella, ma senza avere mai avuto modo di scontrarsi, perché lei aveva il modo giusto di porsi della serie, ci faceva riflettere, mentre Elena ti poneva il quesito, lo metteva sulla tavola e diceva guarda che è così, ed è vero, magari è così, però noi avevamo bisogno di un po' di tempo in più, dovevamo arrivarci col percorso. Giulia era quella che il percorso lo faceva fare. Davide lo cito un po' meno perché è arrivato qualche anno più tardi, aveva 7 anni di differenza con Elena, 5 con Giulia, quindi faceva parte di una generazione forse leggermente diversa, e lui spesso partecipava anche alle nostre discussioni, ma con il modo un po' sagace. Lui ti fa le battutine che ti fanno, noi diciamo, sbregare dal ridere, il nostro modo di dire, però non è che si esime dall'affrontare l'argomento, anzi lo affronta, e come, e nel momento in cui lo affronta vedi una maturità che non credevo. Il ruolo, penso, che ha avuto mia moglie nell'educazione è stato predominante nelle prime parti di vita, perché lei è rimasta a casa con i ragazzi, invece io con il mio lavoro giravo spesso, quindi ero piuttosto assente. E forse l'imprinting, l'educazione è stato dato maggiormente da lei, anzi senza forse. Io penso fossi un po' la spalla comica gioiosa della famiglia, ecco. Nel momento in cui c'era da mettere un po' di leggerezza chiamavano me, quindi con due battute mettevo d'accordo tutti, anche se poi talvolta era difficile far quadrare, e Giulia ci riusciva benissimo. Però penso, ecco, che comunque la mia impronta ci sia stata, anche se fosse un po' dietro, ecco, quantomeno nello spirito c'era, anche perché poi io mi confrontavo molto con mia moglie, quindi ecco, diciamo che di rimando ho dato tanto, ma ecco, non me ne prendo i meriti. C'è qualcun altro che vuole fare un intervento? Vedo una mano. Avvicinatevi, prego. Un altro maschietto, buono. Un ragazzo. Prego. Ci dici come ti chiami? Salve, sono Ignazio. Intanto complimenti alla dottoressa per essere stata un'ottima relatrice. E ancora complimenti a Gino, perché essere qui è molto importante per noi. Ha lanciato un messaggio molto importante per noi ragazzi, perché io, prima di passare alla mia domanda, volevo fare una premessa. Io, quando è avvenuto il fatto, avevo 16 anni e ho seguito tutta la vicenda, ma anche se non conoscevo effettivamente Giulia, ma perché Giulia sta intorno a noi, Giulia
potrebbe essere nostra madre, potrebbe essere nostra sorella, potrebbe essere una nostra amica. E quindi quel giorno, quando si è scoperto che effettivamente lei non c'era più, io ci sono rimasto male come se fosse successo a mia madre, perché Giulia è dentro di noi, in un modo o nell'altro. Io sono molto emozionato mentre dico queste parole, perché è giusto che si sensibilizzi, è giusto che parta da noi ragazzi questa cosa, perché poi il patriarcato non va ad influire solo sulle donne, il patriarcato in un certo senso limita anche noi uomini, perché sono molto emozionato. E quindi io volevo anche fare una sorta di domanda retorica, perché anche se molti giovani, noi oggi siamo qui, anche se magari ieri sera siamo usciti, stamattina ci siamo svegliati per venire qui, ne parliamo durante le assemblee d'istituto, noi ieri ne abbiamo parlato in assemblea d'istituto al liceo classico, perché non riesce ad esserci questo cambiamento? Perché non ci riesce ad essere questo passo avanti? È una cosa che deve partire, secondo lei, dalle istituzioni magari? Perché io come giovane ce la metto tutta, magari sono umano, posso sbagliare in alcune cose, però secondo me siamo sulla buona strada, anche se quel passo non riusciamo a farlo effettivamente. Beh, intanto grazie per la tua testimonianza, grazie per la tua domanda. E sono anche un po' commosso nel risponderti, primo perché forse non ho tutte le carte e l'autorevolezza per poterlo fare. Bisognerebbe ascoltare un sociologo, chi analizza e chi studia i fenomeni di cambiamento sociale. Posso solo darti l'opinione di un papà che sta guardando la società da qualche mese con degli occhi differenti e avendo a che fare con delle persone che invece ci lavorano da anni su queste tematiche. E tutti i cambiamenti sociali e culturali hanno bisogno di un tempo incredibile, perché non siamo una società piccola, parliamo di milioni di persone che hanno vissuto anni di un determinato tipo di vita e di educazione e di interazione l'essere l'un con l'altro. E quindi non è che perché ad un certo punto esce una legge, esce una persona che esce dal coro, cambia tutto d'amblè. No, tutti dovrebbero percepire le stesse esperienze che chi ha capito ha avuto modo di sperimentare. Però è un mare, no? È come se noi volessimo disinquinare un mare. Inizi, sicuramente ottieni, vedi i risultati, ma il mare è grande, quindi però non bisogna mai fermarsi da un lato, bisogna continuare, perché è come la goccia d'olio che si espande. Se l'olio continua a fluire, la goccia diventa grande e riempirà il mare, altrimenti se ci fermiamo di fronte alle critiche, ci fermiamo di fronte alla stanchezza, è chiaro che poi si ritornerà tutto come prima. Tutti i grandi cambiamenti sociali sono avvenuti nel tempo, gli stessi movimenti per i diritti dell'apartheid sono partiti da chi ha dato il là, da chi ha rifiutato di sedersi nei posti dedicati alle persone di colore, da chi ha rifiutato il matrimonio riparatore. Però quanto tempo ci è voluto? Stiamo parlando di 40 anni fa, quando ci sono state le leggi, eppure ancora adesso sentiamo espressioni del tipo i pantaloni li porto io, stai zitta, stai al tuo posto. Il commento più comune nei post Facebook che leggo torna a mescolare il ragù. Ecco, finché ci saranno persone che pensano in questo modo, dire che c'è tanto da fare, però io penso che tante cose si possano ottenere con il cambio generazionale, perché alcune persone non cambieranno mai l'opinione, in pochi hanno la fortuna di interagire con un ragazzo che ti mette di fronte ai problemi sociali e in pochi sono disposti a cambiare. Però il cambio generazionale è una cosa che avviene,
e mettiamocela via, che prima o poi noi siamo di passaggio e quindi sta a chi viene dopo a prendere il testimone e portare avanti. Se chi viene dopo ha il tuo stesso modo di vedere, direi che il materiale è buono e il futuro delle generazioni sarà sicuramente migliore. Non bisogna fermarsi, quindi arruola altri studenti come te, diffondi il messaggio e fatti promotore perché altri, assieme a te, assieme ai tuoi amici, possiate veicolare questo messaggio. Se non c'è nessun altro che vuole fare domande, c'è qualcun altro, possiamo riavviarci alle conclusioni. Grazie. Sì, sì, entriamo ora. Ti do il microfono. Sì, c'è un'altra, una ragazza, facciamo intervenire l'ultima ragazza. Prego. Dimmi come ti chiami. Io sono Giulia del liceo classico Tommaso Fattello. Avrei una curiosità. La mia curiosità riguarda il primo incontro di questo libro, il primo in assoluto e come si è sentito, ma prima vorrei parlare un attimo, perché io sono stra d'accordo sul fatto che i genitori dovrebbero educare i propri figli all'amore, perché sento tantissimo certe storie di persone a me moltissimo lontane, ma che analizzando oggettivamente da persona molto esterna, cioè, riesco a capire che in fondo queste persone cercano amore dal partner o da certi amici, e questo amore è un amore che in fondo loro cercano di riempire, ma spesso si ritrovano a essere manipolate da certe persone. A me dispiace molto perché queste ragazze, perché anche la maggior parte sono ragazze ma anche ragazzi, sono persone veramente in gamba, ed è un peccato veramente che non riescano a capire veramente il valore dell'amore. Però questo è anche un problema di noi figli, perché i figli in primis non riusciamo veramente a capire l'amore del nostro genitore, perché per molti l'amore che un genitore dà, magari non sono solo gli abbracci o i baci, ma sono anche mio padre che mi compra la PS5, mio padre che mi dà i soldi per andare a fare shopping, ma non è questo l'amore di un genitore. L'amore di un genitore si capisce nei momenti veramente bassi, magari dell'adolescente ma anche del bambino. Insomma, era questa piccola osservazione. Va bene, ok. Allora, Giulia ha detto una cosa molto importante, fondamentale, di cui tantissimo si parla adesso, che si può tradurre in una frase, che praticamente venire a contatto col vuoto identitario di cui si parla tanto oggi. Lei dice: dove lo impariamo l'amore? Lo impariamo a casa. E quindi poi quando cerchiamo partner cerchiamo quel modello. Ognuno di noi ha una mappa dell'amore. Però poi dice: se a casa l'amore io lo traduco con avere cose e non avere vicinanza nei momenti, lei dice, più bassi, cioè momenti in cui io ho bisogno di un punto di riferimento per gestire appunto e regolare i momenti, diciamo, spiacevoli, di emozioni spiacevoli. Se un genitore non mi aiuta a stare nell'emozione spiacevole, che può essere la paura, la rabbia, la vergogna, e mi chiede invece e sostituisce queste domande con ti compro delle cose, puoi essere come tutti gli altri, come diceva prima Gino, i confronti, allora a quel punto giustamente Giulia dice dove lo dobbiamo imparare. Per cui, diciamo, conclusione, proprio una riflessione, anche per rispondere a Ignazio, da chi deve partire questo cambiamento? Vero che deve partire dal singolo ragazzo, però secondo me fondamentalmente deve partire dal punto più alto, le istituzioni ovviamente,
Tra le istituzioni io ci metto anche il controllo, per esempio sui social, sull'informazione, su quello che arriva, e ovviamente i genitori, gli adulti, gli operatori adulti, che sono i genitori, gli insegnanti, tutti noi che abbiamo un impatto e diamo un'impronta e diamo una mappa a voi. E poi chiaramente anche voi potete fare del vostro, perché anche un singolo cambiamento in un sistema porta per riverbero il cambiamento in tutto il sistema. Secondo me oggi stiamo facendo tantissimo e torno a ripetere, sempre dico, ci vorrebbero più spazi di ascolto come questi per i ragazzi. Non dico che non si fanno nelle scuole, si fanno tantissimo, però cioè, voi avete un grandissimo tesoro, noi dovremmo metterci, dovrebbe essere una società rivolta ai giovani e pensata per i giovani. Invece purtroppo molto spesso questo non accade. Speriamo che comunque anche voi possiate impegnarvi anche politicamente, perché la politica nel senso puro significa questo, impegnarsi per un cambiamento della società. Grazie a questi ragazzi, non so, credo che ci sia un'altra ragazza, non so Franco se me lo permette, ho visto un'altra mano alzata, magari un ultimo intervento, prego, prego, si avvicini. L'ultimo intervento, e grazie a Giulia, a Ignazio, a tutti. Prego. Diversamente giovane, buongiorno e benvenuta a Sciacca. Io parlo da genitore. Molto spesso le campagne si sentono le campagne contro la violenza di genere, che dobbiamo aiutare le donne a difendersi dagli uomini. Secondo me devono essere gli uomini che non devono fare violenza sulle donne. Siccome io sono mamma di un bimbo di 7 anni, sto cercando di educarlo già ad accettare, per esempio, no, che non tutti i giocattoli si possono comprare, ad abituarsi alle sue emozioni, magari anche a un rifiuto, a un voto basso. Renzi è con elementare, un voto basso magari non è un problema. Però voglio dire, da genitore, gli faccio vedere per esempio che la mamma esce anche da sola con le amiche a prendere vedere un film, a prendere una cosa. Da genitore, come li possiamo aiutare noi questi ragazzi? Mi sembra sempre di far poco nei suoi confronti. Quindi dico, da genitore, come ci possiamo comportare? Come possiamo magari vedere segnali che, di qualche disagio, di qualcosa del genere? Come li possiamo accompagnare meglio? Penso che lei l'abbia descritto benissimo, quindi insegnare a capire il valore dei no è elemento fondamentale. Capire che per ottenere qualcosa alle volte bisogna anche metterci del proprio, quindi senza ottenere tutto gratuitamente, dando un po' di quello che è il sacrificio proprio. Facendo capire che a volte l'essere nati in una società dove comunque c'è tanto benessere, non possiamo negarlo. Io mi ricordo che 50 anni fa si faceva fatica ad avere l'acqua calda, adesso lo diamo per scontato, e diamo per scontato talmente tante cose. Ecco, forse bisogna far capire il valore delle cose, perché per ottenerle ci sono stati dei passaggi, ci sono stati degli sforzi che abbiamo fatto tutti per ottenere un certo tipo di benessere. Siamo arrivati al punto dove il benessere ci ha permesso di avere tutto e comunque non basta, e quindi bisogna ritornare ai valori, i valori fondamentali. Il tempo, ecco, il tempo è donato ai figli, il tempo di qualità, dove si prende il figlio per mano e si dice andiamo a fare un giro in centro, io e te, al netto del cellulare che non ti deve tarpare le ali, che non ti deve intromettersi, dedicarsi pienamente. Ecco, questo è lo spirito dell'amore, quello ti permette di dare sicuramente dei valori, che sono quelle poi che ha detto lei. Ci avviamo alla conclusione. È stata una bellissima mattinata, diciamo, abbiamo affrontato con Gino e con Maria Grazia veramente temi importanti. Di ciò io ringrazio Maria Grazia per il garbo e la professionalità con cui ha condotto questo evento. Ringrazio Gino per aver rispettato una promessa che ci ha fatto quando io e Antonella eravamo al Salone del Libro a maggio a Torino. Lo abbiamo incontrato, lo abbiamo invitato,
e ci ha promesso che la prima volta che ha pensato di venire qui in Sicilia per un evento ci avrebbe raccontato la storia di Giulia. Quindi grazie, salutiamolo con un caloroso applauso. Concludiamo questa mattinata con le conclusioni che ci darà Agnese Sinagra, che è l'assessore alle politiche sociali, che abbiamo già ringraziato. Ringrazio anche il sindaco per l'intervento. So che c'è tra il pubblico anche il dirigente del liceo classico, professor Mangiaracina, quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato con questo evento. Grazie davvero. Io ci tenevo molto ad intervenire con il mio carico di emozioni che oggi appunto ho raccolto, non soltanto da questo incontro ma anche da tutti gli interventi che sono stati fatti, e ci tengo a dire che da adulto che in questo momento ha un ruolo anche di guida di una comunità insieme a tutta l'amministrazione, abbiamo voluto creare intorno al 25 novembre quest'anno un momento di riflessione molto più ampio. Per noi oggi si apre una settimana di incontri ai quali mi auguro che tutta questa comunità e tutte le persone, tutti i target di persone che verranno coinvolti, risponderanno con la stessa energia che oggi hanno dimostrato. Questo per rispondere a un bisogno appunto di crescita che oggi abbiamo visto nei nostri figli, nei nostri ragazzi, nelle nostre ragazze, ma anche per rispondere a quello che può essere un segno di barbarie, di mancanza appunto di rispetto che può nascere appunto da atti violenti o anche semplicemente da azioni prevaricanti. E in questo nostro impegno vorremmo calare un antidoto. Noi ci incontreremo questa settimana con vari momenti e lo faremo attraverso la cultura, promuovendo quelle che sono le iniziative di diverse associazioni, di diversi volontari, di diverse persone che attraverso la cultura racconteranno il rispetto per le donne e l'impegno che tutti noi come comunità dobbiamo portare avanti in questo senso. E io oggi vi ringrazio tantissimo perché per noi questa settimana di riflessione comincia proprio con questo incontro. Grazie a tutte le associazioni presenti, anche quella che ricorda le vittime della strada, che prima non era stata citata ma che è giusto citare. Grazie a Mondadori, grazie a tutti quelli che oggi hanno partecipato. Mi auguro però che in tutta questa settimana la partecipazione sia costantemente ampia e che ognuno di noi si porti a casa non solo un ambito di riflessione, ma anche la capacità poi di portare, come diceva Ignazio, questi germi positivi nel nostro vivere quotidiano. Perché noi siamo una comunità, dobbiamo ritrovare lo spirito di comunità e dobbiamo farlo tutti insieme. Grazie a tutti.